Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo e oggi siamo qua tornati per fare il secondo episodio di Amnesia The Dark Descent. Facciamo subito continua. Va bene, sono pronto psicologicamente, dai. Facciamo che ci caghiamo addosso. Cioè, non lo so, l'ultimo episodio è andato abbastanza bene perché non ci sono state troppe scene, diciamo, dove spuntavano robe allucinanti, tipo che ti facevano volare fuori dalla finestra. Allora, eravamo arrivati qua. E se non sbaglio ci avevano appena detto che c'era un'ombra che ci seguiva, una roba del genere, non mi ricordo. Quindi ora che cacchio dobbiamo fare? Non mi ricordo. Cos'è questo? Lo posso prendere? Via. Io lancio tutto. Ok, di qua non c'è niente. È bellissimo quando entri nell'ombra e piano piano si renderizza tutto. E questo? Tieni premuto il tasto left mouse e sposta il mouse. Ok. E che cacchio succede? Giù? Attenzione! Che cacchio è? Non era aperta, vera, prima, eh? Ok, non me lo sono sognato. Perfetto. Vieni qua. Sala d'ingresso. Apriti! Ok. Vediamo che succede. Devo dire che vi sta piacendo abbastanza questa serie perché ho riscontrato alcuni commenti positivi che mi avete commentato sotto il primo episodio, quindi sono contento che vi piaccia e almeno sono contento di non essere l'unico a cagarmi addosso, ma ci siete anche voi. Bella sta sala. Molto inquietante, devo dire. Che cacchio succede? Ma perché si gira da solo? Alexandra, all'interno del castello, in un modo di parlare, supporta la lampada. Sei stato in raffineria, vero? Ok, non ci credo. Noi siamo nati, non credo di dovere. Un minuto al, come lo hai chiamato? Ma chi è che parla, però? Ok, io vado su per la scala perché mi ispira. Ok, finita questa. Sono queste voci random. Sti giochi di merda. Io non ci voglio più giocare a sti giochi di merda. Ok. Non mi compare, vero? Qualcuno barra qualcosa dietro. Giù o dentro la porta? Vediamo se si apre la porta. Archivi. Andiamo a vedere cosa sono gli archivi. Vai, mi piace sta cosa. Caricamento. È tutto un caricamento sto gioco, però va bene così. Ok, archivi. Qui c'è una porta sfondata. Libri rari. Ok, va bene. Nulla. Questo qua, cos'è? Implacabile solare africano ha continuato a tormentare la nostra spedizione, impedendoci di scavare fino a crepuscolo. Come il professor Herbert sia riuscito a trovare il posto in queste faste pianure, di nulla resta un mistero per me. Quando gli ho chiesto di nuovo della tomba, mi ha raccontato la leggenda di Tin Hinan, la madre di tutti noi, una storia interessante in sé, ma non posso fare a meno di pensare che non ci sia più. Bene. Ah, c'è anche la parte 2. Noi da condurre una struttura, non importa cosa mi stia nascondendo il professore, sta. Va bene, non mi interessa. Che cacchio è? Che cacchio è? No. Dove sei? Vieni fuori. Eccolo. Ma che cavolo di bestia è? Ok, basta, andiamo avanti. Qui non ci voglio entrare. Però ci entriamo lo stesso. Dall'altra parte, forse. Ok. Ok, io esco di qua. Perché mi piace sta cosa. È lo stesso giro, vero? Sì, perfetto. Qui. Sempre davanti. Voci random, ci sono sempre voci random, apriamo. Ok, tanto so che una di ste volte appena apro una... Essere presente a eventi che possono turbare riduce la sanità mentale, può essere aumentata completando puzzle e facendo progressi. Puzzle? No, c'è una musichetta che non mi piace, ragazzi. Tira. Non si apre meglio così. Almeno una porta che non si... Piano. Piano. Ok. Figuriamoci se non succede qualcosa. Ops, non volevo.
Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. No, terremoto di nuovo no, eh. Fragile ma non può essere rotta con le mani. C'ho qualcosa per romperla. Questo cos'è? Scatole no. Diario. Ah, c'ho un leggero mal di testa. No, però non c'ho niente per romperla. Non va bene sta cosa. Potevo prendere una sedia forse. Ci siamo teletrasportati così? A random? Ah no, siamo ancora qui. Fragile ma non può. Bene, che cacchio tiro? Adesso vado qua. Dov'era una sedia? Ecco, gli tiro una sedia. Se funziona, ragazzi, sono un genio. Là. Grande, sono un mostro, ragazzi. Ok. Quando mantieni un oggetto per cliccare. Però ok, sì, l'ho appena fatto. Siamo. Perché la veggia di bianco è random? No, io lì c'è troppo buio, non ci vado. Ok, mi sa che non ci sono alternative. Che cacchio è, olio? Questo? Un libro? Sento un rumore. Tipo, secondo me questa. Ah, vedi che abbiamo scoperto cosa si fa? Ci deve essere una strada. Bene, quindi io insomma con questi libri di merda. No, eh. Apri di porca troia! Ci sono. Ah, ce n'è un altro. Ok. No, non mi piace. Si è aperta, grandi! Sono un genio. Sono un genio. Questo cos'è? No, questo qua non possiamo fare niente. Una chiave. Attenzione, c'è una chiave. Raccolto chiave della cantina. Ok. Fottetevi. Cos'è? Grande. Ah, abbiamo acceso la cosa perché va bene. Qui si apre? Sì. C'è qualcosa? No. Perfetto. Bene, ora per andare in cantina cosa minchia devo fare? E soprattutto dove cavolo devo andare? Ok, di qua non c'è niente. Io tornerei a uscire e tornare da una di quelle porte chiuse. Cartine, ok, non ce ne frega niente. Non si muove, non ci credo. Questa. Apriti, sala di ingresso. Oh, forse riusciamo ad andare nella cantina. Incredibile. Oddio. Oh, che cazzo è? Che cazzo è, ragazzi? Muoro se ci vado sopra. Ho paura. Oh, cazzo. Ma sputa. Ok. È andata bene. Allora, qua siamo dove eravamo prima. Ci sarà una cantina. Ad intuito penso che una cantina sia giù, quindi andiamo giù. Ma vada proprio a intuito, eh. Qua io scendo le scale, vado giù, giù, giù. Destra o sinistra? Giù, proviamo qua. Laboratorio, no, non è questo. Andiamo giù, voglio la cantina io. Grande! Usa la chiave nella porta per sbloccarla. Come faccio a usarla? Ah, ok. Grande. Ce l'abbiamo fatta. Siamo in cantina, incredibile. Attento, quando ti trovi al buio la tua sanità mentale diminuisce lentamente. Accendi le luci della mente utilizzando le scatole contenenti esca e acciarino per cercare altre sorgenti di luce. Avercele. Lanterna, olio. E le scatole, ecco, ne ho ben zero, quindi c'è. Accendiamo tanti quelle luci, ragazzi, che preparatevi a morire. Qui si sente. No. C'è una porta. Non si apre, perfetto.
Se un nemico è vicino, stai fuori dalla sua vista e nasconditi nel buio. Se possibile, assicurati di accendere la lanterna. Tasto F. Grande. Però non va bene sta cosa, perché mi sta praticamente dicendo che tra poco ci sono i nemici. Sanità mentale, puntini, puntini. Forse potrebbe essere un problema, dite. Oh, dell'altra. Grande, prendila. 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 Oh, grandissima. Così ti voglio. Questa però, come faccio ad aprire? Come faccio a cavare dalle palle sto coso? Ah, fottiti. Ma dite che si scarica la lanterna. Ho paura di sì. Qui che cacchio c'è? Un martello? Stai attento nemico, perché c'ho un martello. No! Cazzo, mi si è scaricata la lanterna a proposito, vedi, lo sapevo. Qui cosa c'è? Ok. Siamo fottuti, ragazzi. Da che parte si apre sta porta? Siamo fottuti, ragazzi. Siamo fottuti, quindi. Accenditi, ce n'è un altro più avanti. No, 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 facciamo che ti accendi qua. No, come non ho più. Cazzo. Questo cos'è? Rapporto calamina. Perfetto. Che cazzo? Ok. Ah, ragazzi, sapete cosa vuol dire l'ansia? Che è quella che c'ho in questo momento. Perfetto. Non c'ho cosa per accendere. Grandissimo. Sei un pro, amico. No, però prendila, porca troia. Non lo prende. Ah, ok. Accenditi subito, all'istante. Grande. Bene, questa porta non posso più aprirla. Io starei un po' alla luce. Va bene, ragazzi, io direi che questo episodio si possa concludere qua prima che muoro, perché c'è. Cioè, io muoro prima ancora di vedere il mostro, quindi. Figuriamoci quando arriverà il mostro, che adesso spero che non arrivi mai, ma tanto so che prima o poi arriverà. Quindi ragazzi, io spero che il secondo episodio vi sia piaciuto. Io penso di portarvene al massimo uno o due alla settimana di questi episodi di Amnesia. Spero che vi piacciono, lasciatemi un commentino qua sotto scrivendomi la vostra e scrivendomi anche se prendete paura anche voi, perché cioè, se prendo paura solo io non è giusto. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commentino e iscrivetevi al canale per supportarci al 100%. Che cacchio è sta roba, sti moscerini, sti insetti di merda, vabbè. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio.